Bella a tutti ragazzi, eccoci a questo nuovo video su GTA 5 Online. Oggi c'è una nuova attività, un nuovo LTS che si chiama Runners vs Avalanche Neon. Ma della miniatura ragazzi era qualcosa di fantastico. Vediamo adesso in gioco cosa bisogna fare. Siamo due squadre da 5, era attività massimo da 10. Il brutto signore è sempre qua. E vi ricordo, prima di iniziare il video, il mio gruppo Telegram giù in descrizione. Andate a cliccarci ragazzi per giocare e divertirci insieme. Allora, attenzione qua. Cosa bisogna fare? Punto di domanda. Oh oh oh, ho già capito. Bisogna fare schivare il tutto a piedi. Allora, ma la squadra avversaria dov'è? Perché? Oh no no no! Oddio! Ho beccato il camion! Ah, questo ha preso il camion, non credo che riesca a salire col camion. Il mio compagno. Signorotto è morto, boh! Bisogna capire la squadra avversaria cosa fa. Ma siamo tutti morti, raga. Già finito il primo round. Ok, la prima squadra deve superare l'avalanga. Ma la seconda squadra, cioè gli avversari, cosa fanno? Questo che voglio capire, perché noi siamo tutti morti. Ma morti proprio subito. Cerchiamo di capire bene col secondo round, va? Perché è carino come è fatto, eh? Solo che a me mi ha preso un camion in pieno, come facevo a evitarlo? E non c'erano neanche... Ah, noi abbiamo le pistoline. Ah, forse noi dobbiamo buttare giù le cose. Vediamo un po'. Forse dobbiamo buttare giù le macchine, le varie palle. Allora. Vedete, vedete? Dobbiamo buttare giù le cose noi. Che figata. Buttiamo giù anche le palle, tutto, tutto. Dobbiamo ucciderli. Vediamo se va giù la roba. Che cambia? L'altra roba? Dove si... Ah, forse... Forse solo una di Avalanche. Ok, qua abbiamo buttato giù tutto, raga. Andiamo a controllare se bisogna fare qualcos'altro qua, nei dintorni. Qua ci sono le armi, ma... Non, se ci buttiamo siamo morti. Ah, sono anche quassù le cose. Eccola, un'altra macchina lì. Buttiamola giù, buttiamo giù tutto, raga. Macchine lì, poi... Qua cosa c'è? Cosa c'è di bello? Sono delle pistole, ma è pericoloso andare lì. Ci proviamo. No! No, era uno specchietto delle allodole quella pistola là. Io subito mi sono fatto attirare dalla luccicanza e siamo morti. Però penso che anche loro sono morti. È rimasto solo uno, dov'è? Non mi dire che ce l'ha fatta quello là. Chi è? Paddis? Paddis 18. Ce l'ha fatta, non mi dite. No, non andate a prendere quelle pistole, raga. No, no. Non andate che troll. Io ne so qualcosa. Però quello non è morto, ragazzi, è sopravvissuto alla valanga. E quindi vuol dire che siamo morti. Boh, che attività strana, raga. Runners! Ecco, anche Cighialotto mi sa che voleva andare a prendere le armi, anche Dux. Raga, non andate da quelle armi perché sono pericolose. Sono pericolose. Stiamo dando fast gust, ma... No, questo mi sa che sta arrivando, eh. No, si è buttato. Rekt. Oddio, che attività. È rimasto solo Dux, ma è arrivato alle armi lui, mi sa. Attenzione! Round vincitore! Com'è possibile, raga? Abbiamo vinto. Attenzione, 2 kill ho fatto, dai. Ultimo round, dai, no, cerchiamo di non morire subito. Cerchiamo di arrivare in cima, però raga è veramente difficile superare la valanga, eh? È veramente complicata.
Perché avete visto quanta roba che ti arriva addosso? Parecchia. Quindi abbiamo capito che la prima squadra spara le varie cose che vengono giù e noi dobbiamo schivarle. Però non abbiamo modo di nasconderci qua in giro perché la roba poi arriva tutta qua. E dobbiamo salire, raga, dobbiamo sfidare la sorte. Però io la sorte la sfiderei qua su. Secondo me no, non si può salire qua. Non si può. Ditemi che sale. Sale, 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 sale. No. No, 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 moriamo. Adesso moriamo. No, no, no. No, mamma mia, ci ha sfiorato già la macchina. Oh, sì, sì, Oh, raga, ma è impossibile. Sta avalanche è impossibile. Squilibrato. Se avevamo le moto, ok. Ma cioè, come fai così? Qua ti arriva addosso. Di tutto e di più. Boh, vabbè. Boom. È finita tutta l'esplosione. Finale. Vabbè, io non farei altri round perché proprio direi che può bastare così. Volevamo solo vedere com'era questa attività. È carina di per sé. È stata pensata bene, però è squilibrata. Io avrei messo le moto ai runners perché è impossibile. Veramente difficile arrivare alle armi. Comunque, bella attività, dai. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti bei like, lasciate tanti bei commenti. E noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Bella, raga.